Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Silvia e oggi vorrei fare un Get Ready With Me con questa bellissima palette. Mi è stata gentilmente regalata da mia sorella. Questa palettina qui. Questo video mi è stato richiesto, mi spiace solo perché chi me l'ha richiesto non sa quanto io sia un po' impedita nel truccarmi gli occhi. Sicuramente noto incredibili differenze tra me e gli altri nel trucco, però è anche bello ogni tanto dilettarsi. Sicuramente non ho scelto il momento giusto per un video di questo tipo, che in quanto, vabbè, se vogliamo considerare il mio essere negata, fa anche caldissimo, quindi non so quanto riuscirà a rendere questo video. Allora, insomma, proviamo. Quindi avvicinerò un attimo la telecamera in modo che si possa vedere bene il tipo di lavoro che vado a fare. Direi che posso provare a iniziare. Ho qua il mio kit di pennellini. Sì, in questi giorni sto truccando solo gli occhi, a dire la verità, e quindi non niente, insomma, mi trovo un po' in questa situazione di impasse perché non sopporto niente, né sul viso di creme né sul corpo, solo giusto un po' di occhi ogni tanto. Allora, per asciugare e tamponare un po' la situazione, io uso sempre un colore chiaro, quindi prendo il colore più chiaro della palette, che è questo color Serene. Serene, vabbè, io lo leggo così, e procediamo. Allora, io prendo questo pennellino grande, in realtà ne prendo uno un po' grande, e senza neanche e senza troppa gentilezza, diciamo, lo tampono. Spolverano in cialda tantissimo. Adesso vi faccio vedere, ma non è un problema perché io qua ho bisogno di creare una base sfumabile e quindi non lo sto a sbattere nemmeno, cioè più di tanto, il pennello, appunto perché io ho bisogno di creare una base sfumabile. Una polvere sfuma bene un'altra polvere, quindi. E io sono passata con un pennello di Morphe grande come questo, era di un kit di Morphe che ho comprato un anno e mezzo fa. Mi ha spolverato tantissimo. Nella piega interna ho deciso di usare questo colore qui, che si chiama Peace. Quindi lo prendo col mio bel pennellino, posiziono dove mi interessa, ma adesso mi serve lo specchio, posiziono qui. E allora, ho scelto un pennellino tra la sfumatura e la precisione, però adesso andrò anche a sfumarlo con un colore, lo andrò a sfumare anche con un pennellino più largo, più fluffy. Allora, qui io posiziono sempre in questo modo. Devo dire che la pigmentazione è molto buona. E nel mentre mi sto chiedendo se questo esperimento uscirà, se questo primo esperimento on camera, di trucco on camera, riuscirà bene. Ah, il colore è stupendo, ma io lo fluffo un po', lo flufferò un po' con un pennellino come questo. I pennellini sono quelli della Docolor, lo fluffo con... con il colore Space, che è questo colore qui, il colore Space, e lo prendo, ma proprio poco, leggero leggero, solo per passare la definizione qui. Ok, 1 2.
Voglio accentuare un pochino di più questo l'angolo esterno. Allora prendo il colore Emp, che è il colore più in alto, questo verdone, lo ripasso solo qui. Così, giusto nella piega più interna. Allora, adesso cosa vado a fare? Prendo una base appiccicaticcio che ho messo qui, non so dove andavo a cercare, e uso la Rugiada per Make Up di Neve Cosmetics, che sia base per occhi, qua la dà come mixing medium, ma io la utilizzo come, per la prima volta questa in realtà, come qualcosa di appiccicaticcio con cui passare un po' di glitterino. Passato un po' sulle mani in modo poco professionale. Ok. E adesso utilizzando il dito, finché lì è ancora appiccicoso, prendo questo colore Chill. Passo così sul dito e lo appoggio, lo picchietto dove ho l'appiccicume dove mi si appiccica l'occhio. Ok, questo è il primo. Tampono un po' quasi fino a farlo asciugare leggermente. Poi riprendo il color Chill e lo tampono sulla seconda parte. Prendo, scusatela, qui. Ok. Poi, per ultimo, prendo uno sfumino un po' più largo degli altri, sempre The Color, e prendo questo colore acido qui, Heal, ma una puntina leggera, e cerco di unire tutti gli strati. Un po' per smorzare l'effetto verde. Beh, devo dire che la pigmentazione di questa è incredibile, stratosferico. Poi vorrei un colorino un po' più acceso, un po' più chiaro da mettere sulla punta interna dell'occhio. In questa palette, The Power of Water, My Power is Water della Essence, e in genere lo faccio con le mani, ma qua ho paura di rovinare il tutto. Quindi prendo questo pennellino più piccolino, sempre della The Color, e utilizzo questo ombretto qui. Proprio nel punto di luce più forte, e poi ne prendo ancora un po'. Per questo. Allora, io non sono una che mette qui gli ombretti, semplicemente inizierei a piangere dopo 2 secondi. Adesso vorrei mettere un po' di colore, di questo stesso colore qui. Cioè, vabbè, niente, non riesco a orientarmi. Adesso passiamo al mascara e oggi voglio utilizzare questo mascara Vertige Volume
volume vertiginoso della Yves Rocher, il colore blu. Ecco, forse probabilmente Yves Rocher è l'unica marca di cui riesco a sopportare uno scovolino nell'astomero di questo tipo. Io non sopporto questi scovolini qui, ma quello di Yves Rocher, sì. Gli altri mi fanno piangere. Io sono proprio degli scovolini classici, bombatici, ciottosi, dei mascara, ma quelli così che separano le ciglia, no, non sono per me, mi fanno piangere subito, comunque. Mettiamo il mascara. Questo blu mi piace perché, sebbene non si noti subito, si nota col tempo. Più passano le ore, più si nota col riflesso della luce. Più passano le ore, poi ti esponi alla luce e tutti ti chiedono se hai messo un mascara colorato. È bellissimo, sì, è bello. Insomma, a me piace. A me piacciono tutto sommato i mascara di Yves Rocher. Non mi sono mai trovata male, soprattutto il pump, mi sembra che si chiami, sono pump o qualcosa. A me non dispiacciono i mascara di Yves Rocher. Provo a dargli una seconda passata. Un po' di tempo che l'ho aperto, ma ormai ho superato l'anno, mi sa, di apertura, e forse è il caso che non lo uso più, però non puzza, non Questo è il trucco finito. È andata meglio di come sperassi, insomma, di come temessi, più che altro è andata almeno peggio di come temessi. Questo è il trucco che ho realizzato con questa palettina. E spero che vi sia piaciuto. Che dire, come prima impressione, perché non l'avevo ancora provato, insomma, i colori sfumano, si sfumano molto bene, fanno parecchio fallout in cialda, e quello che ho preso con le mani, ecco, ha sfarinato leggermente qui sotto, ma proprio leggermente. I colori sono bellissimi, tra di loro si sono sfumati bene. Che dire, a me, insomma, sono più belli, sono ancora più belli di quello che può sembrare da video. A me piacciono tantissimo. A me piacciono tantissimo, così sembrano un po' piatti, e in realtà invece sono dei colori che vibrano, sono belli, sono veramente dei bei colori, ben studiati tra di loro, e niente, niente, sono proprio contenta. Per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia risultato un po' utile. Potrei intitolare questo filone di argomenti, truccarsi per dummies. Trucco per dummies, insomma, mi auguro che le persone alle prime armi, un po' impedite come me, insomma, vi auguro di non essere come me, in realtà, anche un po' più bravine di me, insomma, abbiano trovato utile questo modo di truccarsi, insomma, il modo in cui io mi trovo a mio agio e vedo che ce la faccio. Ecco, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, non scordatevi di lasciarmi un like, e mi farebbe tanto piacere se vi iscriveste al canale. Grazie, una buona giornata, un bacione da Silvia.